più o meno nello stesso tempo, Matteo scrive nella zona siro-palestinese per le chiese del Medio Oriente, diciamo. Lì lui ha un altro problema. Lì parla a chiese, specialmente quella palestinese, che sono partite in quarta agli inizi, piene di entusiasmo, hanno fatto esperienze meravigliose. Da lì sono partiti gli apostoli e tutti i missionari più importanti. Ma poi pian piano passa un anno, passa due, passa tre, passa un des, passa vint, pian piano si sono appiattite, un po' sugli allori. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, il tal santo viene da noi, il tal altro, il missionario viene da noi, il tal apostolo è da noi. Ha cominciato a gloriarsi del passato senza chiedersi come vivevano il presente. E si sono appiattite. Allora, Matteo, che problema ha? Svegliare questa chiesa, ricordargli che non basta dirsi cristiani, bisogna può essere, bisogna anche fare, comportarsi da cristiani nella vita quotidiana. Poi ha un altro problema, ci sono in giro ancora gruppi ebraici, con i quali sono abbastanza in contrasto tra cristiani e ebrei, e lui si tiene comunque a aiutarli a capire che quel Gesù che loro stanno rifiutando è quel Messia che tutti aspettano. Ecco perché Matteo raccoglie la maggior parte del suo insegnamento come? Imitando Mosè. Il quinto libro della Bibbia cosa ci dice? Che Mosè, prima di morire, arrivato in vista della terra promessa, rimedita su tutti i fatti dell'Esodo, dalla liberazione fino a quel punto lì, li rivede, li ripercorre nella mente e col cuore per cercare di aiutare gli ebrei a cogliere il significato, il valore che conservano negli anni quei fatti. Non sono solo cose di ieri, sono cose che tu stai vivendo ancora oggi. E questo come lo fa? Attraverso tre grandi discorsi. Il libro del Deuteronomio, il quinto libro della Torah, della legge di Dio per gli ebrei, è proprio questo. Tre grandi discorsi con i quali Mosè ripercorre e ripresenta in una prospettiva nuova di vita tutto il cammino fatto in quei 40 anni dal popolo. Ecco, Mosè ha fatto tre grandi discorsi, dando la legge di Dio al suo popolo, Gesù cinque grandi discorsi. Raccoglie in cinque grandi discorsi la maggior parte degli insegnamenti di Gesù. Questo da una parte, per parlare indirettamente agli ebrei. Per chi è dentro nella Chiesa, si utilizza moltissimo l'aspetto del fare. Voi prendete il primo discorso di Gesù, il discorso della montagna, quello delle beatitudini, è quasi tutto centrato, fa così, non far così, fa così, non far così. Il fare del cuore. Non tanto un fare fisico, materiale, un fare esternamente, ma un fare aderendo col cuore a quel che fai. A un punto tale che lui arriva addirittura a modificare una parabola di Gesù. Vi ricordate la parabola di quel re che c'è il figlio che si sposa, prepara il pranzo di nozze, quando è il giorno giusto manda, perché le nozze sono sempre state gran mangiare, sempre. È l'occasione per una bella scorpacciata per qualche dei la dilapo delle 7 mani delle ore. Manda i servi a chiamare gli invitati, venite perché tutto è pronto. E loro, l'uno dopo l'altro, tutti che se la sbattono, no? Ma va, che il paese può, te e te, il tuo pranzo, chi se ne frega. O altre cose più importanti da fare nella vita. Ma lui non accetta che la sua casa resti vuota. E allora manda i servi per le strade, per le piazze, alle caedagne, nelle campagne, alle seis, no? Tutti quelli che trovate, dice, poi portati dentro tutti. E riempie la sala. Questa è la parabola di Gesù. Il Dio che Gesù annuncia è un Dio che non accetta che in casa sua restino posti vuoti. Vuole riempire, vuole che tutti possano far festa. E questo è bello. Poi passa a salutare gli ospiti. E a un certo punto arriva. Allora, non mi altro che te. Senza vestito nuziale. Non hai l'abito di nozze. Oh! Fuori la casa sua delle allerie! Ma voi sapete qual è la risposta a questa obiezione? Che quando questi signori facevano questi pranzi, non pensavano solo alle pietanze, al menù, pensavano anche all'abito, perché prima della sala da pranzo c'era il vestibolo e nel vestibolo a ognuno veniva dato l'abito che meritava in base al ruolo che doveva occupare all'interno della sala.
per cui non si poteva andare a sedersi a tavola se non si era passati a prendere l'abito adatto per te. E chi decideva io merito il primo posto, io merito l'ultimo? L'invitato o il padrone di casa? Padrone di casa. Per cui Maria Dio c'era sempre con te, a parte l'affitto. Ma quando vede sto tizio che è lì, seduto a tavola, senza l'abito, che cosa che succede? Il furbetto di turno? Guarda, oggi non ce ne sono più di furbetti, né? Vi risulta che ci siano furbetti in giro? E che è un paradiso, dice il Vangelo. Cosa fai tu qua? Che senso ha essere lì a far festa senza essere passati? Caro mio re, tu mi prepari il pranzo, io me lo becco gratis e mi fa piacere perché è una bella mangiata alla fonte, no? Anche perché tutto sommato si è abituato per paestra chi, per stare arguto da più. Però di te non me ne frega niente. Ma la salvezza è il risultato di una tassa pagata? È il risultato di un escamotage per svicolare la veter? O è un atto d'amore? È un atto d'amore. Può stare in piedi se io dico a colui che dovrei amare, picchetta po' a te, mi interessa che ti puoi dare un po' a te, ti va a Ramengo? Ecco il problema. Quindi, cari miei Gadis, come sono le maniche? Se la fede non diventa vita, ASF, aschi, fio, finisce.